Salve, sono Giancarlo Valletta di Audiogamma SPA, vi presento stasera la 603 Anniversary Edition. Poi ve la faremo vedere montata, ma adesso noi ci tenevamo particolarmente a mettere in risalto alcuni aspetti funzionali del diffusore. Quindi è un diffusore che come potete vedere ha dei rinforzi interni, ha un gabinet costruito in modo particolarmente robusto, il contenitore del midrange, che poi vedremo come componente, è un contenitore con una camera acustica completamente separata, i due woofer sono alloggiati insieme e fanno capo a un unico tubo di accordo in bass reflex posteriore, e poi c'è la particolarità del tweeter, che è una delle forze della Bowers & Wilkins. Questo è un tweeter a doppia cupola. Questo tweeter a doppia cupola ha la grande particolarità di avere dietro un condotto di accordo. A cosa serve il condotto di accordo? Serve a assorbire le emissioni posteriori della cupola del tweeter. In questo modo la cupola del tweeter è libera di poter lavorare senza alcun problema e quindi senza alcuna riflessione. Questo è enormemente importante, perché se noi non diamo la stessa libertà alla cupola che ha di emissione anteriore con l'emissione posteriore, avremo delle compressioni. Compressioni che vengono completamente annullate attraverso questa camera in plastica che è riempita di materiale assorbente. Una delle particolarità della 603 Anniversary Edition è il condensatore di taglio del tweeter. In fondo potete vedere quella grossa massa gialla che è un condensatore in serie al tweeter che è della Mundorf. In realtà è marchiato Bowers & Wilkins, ma è di livello molto alto, è derivato direttamente dalla serie 700 ed è una delle particolarità che rendono il diffusore particolarmente performante rispetto al suo prezzo. Questo è il woofer della 603 Anniversary Edition. Il profilo dell'altoparlante è in aerofoil. Il dust cap, il parapolvere, ha una forma non solo particolare ma assorbente. La struttura è una struttura disegnata in modo aerodinamico. Questo è molto importante perché questo tipo di struttura evita le riflessioni vicine. Quindi la forte compressione che ha l'altoparlante quando la membrana si muove viene completamente fugata posteriormente all'altoparlante stesso e quindi non ci sono compressioni dinamiche. Il magnete è in ferrite, è un magnete molto grande che permette una lunghissima escursione dell'altoparlante. A proposito di escursione, possiamo notare come questa fortissima escursione è completamente coperta da un equipaggio magnetico estremamente profondo e che quindi riesce a dare una copertura magnetica all'avvolgimento qualsiasi sia la posizione della membrana. Come potete notare da qui, l'avvolgimento è sempre in copertura, perfettamente in copertura qualsiasi sia la posizione della membrana. Questo è il midrange delle 603 Anniversary Edition. È un midrange molto particolare perché è lo stesso midrange, anche se leggermente semplificato, che è montato nella serie 800 e poi nella serie 700.
questo è il foro che serve per il fissaggio nella testa Marlan della serie 800 e nella serie 700 e in particolare nel modello 702 e 703. Il midrange ha una membrana continuum, è una cosa un po' diversa rispetto al classico Kevlar giallo della Bowers & Wilkins, infatti è un materiale completamente nuovo, dal punto di vista delle caratteristiche elettroacustiche è notevolmente superiore. La BEW poi, che è l'azienda più copiata rispetto a questo giallo, perché tutti i più grossi produttori, diciamo, copiavano il Kevlar della BEW, ha quindi inteso non solo cambiare completamente le prestazioni del componente, ma anche cambiare il colore del famoso midrange, che adesso è silver piuttosto che giallo. Allora, lasciatemi ringraziare Giancarlo per questo unboxing di eccezione. Come vi diceva lui, appunto, abbiamo visto da vicino la Bauer & Wilkins 603 S2 Anniversary, questo è tutto il nome completo di questo bellissimo diffusore, dal costo di listino di 1.798 per la coppia. Ovviamente non vi facciamo fare una prova di ascolto perché non sarebbe, ahimè, attendibile dato i sistemi di registrazione e di ascolto di un PC, ma mi invito assolutamente, quando sarà possibile, in tutta sicurezza, a venirci a trovare e a fare un ascolto insieme. Sarà un piacere avervi qui. Grazie e a presto!